Signora, le piace questo lungomare? Mi piace, però si deve pulire per bene. L'estate è alle porte ormai? Sì, è alle porte. Perciò ora cercano di fare il lido, insomma, le cose. È disastroso. Ancora è tutto pieno di sabbia, come mai? Sabbia, sporcizia, tutto c'è. C'è pure qualche scarico fognario. Tutto, non manca niente, sembra al completo. Che cosa succede qui a Cadona? Come hai ben visto, quello è 30 anni che c'è qualche problema. Quel problema esiste, anzi forse più di 30 anni, con lo scarico che va a mare. Quindi una delle spiagge più belle di Reggio Calabria, era, sabbia? Era più bella. Sabbia finissima. 30 anni fa, 40 anni fa, l'hanno ridotta a un cumulo di macerie, un cumulo di scarichi fognari. Loro dicono che non è fogna questa qua è fogna, pura e buona. Quindi è uno scarico fognario che funziona, per fortuna, tutto l'anno. Quindi non l'hanno mai risolto questo problema. Che proviene da quella via, se tu inquadri quella via principale, nei cosiddetti depuratori, con delle pompe di sollevamento che sono situate nella zona Reitano, una coppia, l'altra coppia è situata più avanti nella zona ex campo sportivo. Quindi un appello alle istituzioni che intervengono per sistemare questa problematica atavica. Ma questa non è l'istituzione, secondo me è la volontà politica, sì.